condannato all'ergastolo per omicidio volontario, con l'aggravante di aver adoperato sevizie e aver agito con crudeltà, e anche con l'aggravante di avere approfittato di circostanze di tempo, in ore serali, notturne, di luogo, un campo isolato, e di persona, un uomo adulto contro un adolescente di 13 anni. Così recita la sentenza definitiva per Massimo Bossetti, il muratore accusato dell'omicidio della 13enne Yara Gambirasio. Emessa nel 2018, la condanna ha previsto anche 6 mesi di isolamento, l'interdizione dai pubblici uffici e il pagamento di circa 1 milione di euro di risarcimento alla famiglia di Yara. Con l'uscita della nuova docuserie di Netflix sul caso Yara, Bossetti torna sotto i riflettori. La prova decisiva è stato il suo DNA, trovato in abbondanza sui leggings e sugli slip della vittima, al di là di ogni ragionevole dubbio. Attorno a questa prova scientifica fondamentale è ruotata un'indagine senza precedenti. Per rintracciare il DNA dell'ignoto numero 1, sono stati raccolti 20.000 campioni dai RIS e 5.700 dalla polizia scientifica, coinvolgendo 4 istituti universitari diversi. Il DNA, individuato a marzo 2011 dopo che il 26 febbraio un appassionato di aeromodellismo scoprì per caso il corpo di Yara nel campo di Chignolo d'Isola, è stato descritto dal magistrato come un faro per noi. Era presente sugli slip di Yara e doveva per forza appartenere all'assassino. Questo DNA non ha rimandato a un pescatore siciliano, a un pastore abruzzese, a una guida alpina trentina o a un cercatore di tartufi piemontese, tantomeno a un extracomunitario, ma a un muratore bergamasco che vive a pochi passi dalla vittima e che ammette di frequentare gli stessi luoghi. A incastrare Bossetti ci sono una serie di indizi gravi e concordanti. Il primo di questi è il furgone, un Iveco Daily, che transita nei pressi della palestra proprio all'ora della scomparsa di Yara. Questo furgone è stato individuato dopo aver scremato oltre 3.500 veicoli immatricolati negli ultimi anni nel nord Italia. Solo 5 furgoni hanno il passo di 3.450 come l'Iveco Daily, e solo uno corrisponde alle caratteristiche del mezzo di Bossetti. Il secondo indizio riguarda le celle telefoniche, che collocano il cellulare di Bossetti nella stessa zona dove si trovava Yara al momento della sua scomparsa. Sebbene la cella copra un'area vasta, non include la zona della sua casa, come erroneamente sostenuto dalla difesa. Bossetti stesso ha ammesso di percorrere quella strada dal cantiere di Palazzago, dove lavorava, per accorciare il tragitto. Anche il suo alibi si rivela inconsistente. Bossetti afferma di essere passato dall'edicola di via Morlotti per comprare figurine per i figli e di essere andato dal commercialista. Non lavorò quel pomeriggio, non visitò il commercialista e nessuno degli edicolanti lo ricorda. Persino sua moglie, Marita Comi, in carcere, gli ribadisce più volte che non ricorda se fosse tornato a casa quella sera e che avevano litigato. Inoltre, dai tabulati telefonici, emerge che dalle 17.45 fino al mattino successivo il cellulare di Bossetti era spento. Inoltre sono emerse ricerche pornografiche su ragazzine tredicenni effettuate da Bossetti. Il muratore ha cercato di attribuire queste ricerche al figlio Nicolas, allora undicenne, ma si è dimostrato che il bambino era a scuola. La moglie ha poi cercato di prendersi la colpa, ma è stato accertato che si trovava dal parrucchiere. Altri elementi includono la presenza di calce nei polmoni di Yara, che suggerisce un contatto con una persona operante nell'edilizia. Una svolta cruciale nelle indagini è avvenuta con il prelievo dei DNA alla discoteca Sabbie Mobili. Quando trovammo un profilo simile al cromosoma Y di ignoto 1 per alcuni marcatori e lo identificammo con Damiano Guerinoni, capimmo che era in quella famiglia che dovevamo cercare. Di lì si giunse in Val Seriana, dove risiedevano i Guerinoni, e si tracciò la genealogia fino al 1719.
il DNA fu prelevato da tutti i membri della famiglia Guerinoni nella valle. Nessuno di loro risultò essere il padre di Ignoto 1. Solo Pierpaolo Guerinoni, testimone di Geova di Clusone e privo di figli, presentava somiglianze con Ignoto 1. Sebbene Pierpaolo non fosse il padre, aveva un fratello, Giuseppe Benedetto, deceduto nel 1999. Come spiegato dalla PM Letizia Ruggeri, grazie alla famiglia arrivammo al DNA di Giuseppe Guerinoni, che prima da un francobollo vecchio e poi con l'esumazione della salma confermò la paternità con Ignoto 1 al 99,9%, insomma totale. Trovato il padre, non fu facile trovare la madre. Era sicuramente un figlio illegittimo, ma chi era la donna? La storia è ormai ben conosciuta. Il professor Giardina dell'Università di Tor Vergata isolò il DNA di 285 donne. Tra queste, una in particolare attirò l'attenzione per le somiglianze con il DNA di Ignoto 1, Esther Arzuffi, madre di Bossetti. Il 14 giugno 2014 si ottenne finalmente il match tra il DNA di Ignoto 1 e quello di Esther Arzuffi. Due giorni dopo, Bossetti fu arrestato. Lo abbiamo fermato subito perché era giusto così. Il video dell'arresto conferma che tentò di fuggire, perché lui, quando vide tutti quei carabinieri, sapendo cosa aveva fatto, ebbe paura che fossero lì proprio per lui. Il DNA corrispondeva e Bossetti viveva nella zona, transitava frequentemente da lì e lavorava nel settore dell'edilizia. La PM Ruggeri conclude: si sgombri il campo da pericoli di complotto o simili fandonie. Su un bacino potenziale di 7 miliardi di abitanti, noi lo abbiamo trovato.